Kia ora a tutti, eccoci qui a fare questa piccola conferenza stampa un po' in ritardo sulla disfatta purtroppo delle azzurre. Naturalmente dopo parleremo di questa giornata, ultima giornata dei gironcini del mondiale e c'è stata l'ennesima sorpresa di questo torneo che regala veramente favole incredibili. Dopo quelle della Giamaica, ahimè, del Sudafrica, ce n'è anche un'altra e penso avete già capito se seguite questa competizione di quale favola vi parlo. Ecco, intanto per quanto riguarda il discorso delle azzurre, le azzurre ieri sono naturalmente rientrate ad Auckland e oggi hanno naturalmente iniziato, hanno iniziato le modalità di rientro praticamente in Italia. Dovrebbero anche essere in questo momento in volo naturalmente per rientrare naturalmente nel nostro paese. Che dire, naturalmente l'aereo, il charter proveniente da Auckland, naturalmente prima atterrerà a Roma, dove scenderanno le giocatrici della Roma, della Fiorentina e così, e dopo proseguirà come al solito a Milano, dove scenderà Milena Bertolini e naturalmente blocco juventino, le milaniste e le interiste. Ecco, questo è il punto. Naturalmente, quando atterrerà l'aereo a Milano, finirà anche l'esperienza di Milena Bertolini come CT della nazionale. Andiamo a vedere quindi adesso quindi piccola conferenza stampa. Naturalmente, iniziamo da tutto sport, dai. Facciamo tutto sport, dai. Prima facciamo tutto sport. Le azzurre vengono messe naturalmente anche in prima pagina. Italia che sulla parte sinistra in fondo. KO con Sudafrica. Ciao Mondiale, Italia che flop. Serve un nuovo CT. Andiamo a vedere quello che commenta naturalmente il giornale di Torino. Italia, ma che figuraccia, azzurre ancora una volta confuse, smarrite, clamoroso autogol di Orsa, 92esimo, l'ennesimo caos in area, offre a Kegatlana la rete che vale agli ottavi. Qui ci sono anche le pagelle, naturalmente gravissime, tutte insufficienze naturalmente nelle azzurre, pure Caruso che ha fatto una doppietta, prende addirittura 5 e mezzo, il voto più alto è questo. Gravissima Bonansea, praticamente disastrosa, è stata inesistente per la terza partita, cioè terza volta, terza partita inesistente, come anche con l'Argentina. Insomma, entra nel pipero, se vogliamo dirla tutta, nel mondiale, perché non ha fatto, doveva essere la nostra stella e non l'ha fatta, non l'ha fatta praticamente. Qui addirittura vi leggo un po' delle pagelle, ma naturalmente facciamo anche le pagelle del Sudafrica, Swart 6, Ramalepe 6, Mbame 5,5, Matlou 5,5, Gamede 5,5, Modali 5 e mezzo, Motale 6, Magaia 7, ricordiamo premiata dalla FIFA, Serpol 6 e mezzo, Dlamini 5 e mezzo, Nagatrana 7 e naturalmente Desiree Ellis prende un bel 7. L'Italia, questi sono i voti durante ancora 5, meglio dell'altra volta che era 4 e mezzo, di Guglielmo 5. Bartoli 5, naturalmente colpevole sul gol
del 3-2, del 3-2, Orsi 4 e mezzo, non si può perdonare l'autorete, Linari 5 e mezzo, Boateng 5, Caruso 5 e mezzo, Giuliano 4 e mezzo, Beccari 5 e mezzo, Dragoni 5 e mezzo, anche lei insufficiente, ma Bonacea gravissima 4 e mezzo, Girelli 5 e mezzo anche lei per aver sbagliato il gol che ci mandava agli ottavi, veramente. Giacinti 5, Bertolini gravemente 3 e mezzo, veramente un voto, una bocciatura totale naturalmente a Milena Bertolini. Lanciare Orsi in una gara dentro o fuori avendo alternative all'esperienza e l'apice di una gestione sbagliata. Non prendersi in mezzo responsabilità a fine gara è la naturale conseguenza. Questo è quello che scrive Tutto Sport nelle sue pagelle. Ecco. E niente, naturalmente Tutto Sport naturalmente parla anche delle altre partite e soprattutto della Giamaica, impresa Giamaica, una impresa incredibile. Le Rare Girls fanno fuori la corazzata Brasile. Si può dire veramente che il Brasile è una corazzata. Brasile che puntava tanto a vincere anche la Coppa del Mondo, era l'ultimo anche mondiale di Marta. Tantissime stelle anche lì hanno deluso, soprattutto De Bigna, neanche un gol. Ari Borges si è vista solo col Panama, non si è vista né con Francia né con la Giamaica, ma Giamaica è stata una brutta partita, ma la Giamaica ha fatto quello che doveva fare, difendere lo 0-0 ed è andata giustamente agli ottavi con ricordiamo l'impresa, ricordiamo la Giamaica, a parte alcune giocatrici come Rebecca Spencer, che è naturalmente professionista, Kadeshi Shaw è professionista naturalmente, visto che giocano nella Women's Super Lega in Inghilterra. Rebecca Spencer è la guardiana del Tottenham Hotspur. Khadija Shaw naturalmente è la stella, una delle stelle del Manchester City, quindi loro sono professioniste, ma ricordiamo hanno fatto un crowdfunding per venire al mondiale, veramente una grossa favola. Bene, questo è Tutto Sport, passiamo al Corriere dello Sport. Anche qui il Corriere dello Sport mette le azzurre in prima pagina, scrive: Mondiale donne, flop Italia eliminata, Bartolini ai saluti. Ecco, andiamo a vedere quello che dice anche il quotidiano romano. Eccolo qui: Italia che flop, addio mondiale, azzurra eliminata dopo il KO con Sudafrica, bastava un pareggio per aiutare Bertolini ai saluti. E qui c'è scritto una novità che non è che mi piace tanto: Idea Gautieri, non ha esperienza internazionale, ha guidato solo squadre dilettanti, sarebbe una sorta di Cabrini 2, sinceramente. Non si può fare una scelta del genere, non si può fare una scelta del genere per il nuovo CT, ragazzi. Adesso bisogna prendere qualcuno che abbia esperienza internazionale a questo punto. Intanto qua vediamo azzurre disperate, vabbè, naturalmente anche qua mettono i tabellini di altre due gare. Naturalmente c'è scritto Argentina e Brasile vanno fuori dai gironi, più che altro è il Brasile la grossa delusione. Anche qui ci sono le pagelle, naturalmente ve le leggo: la Sudafrica 6, Swart, Ramalepe 6, Macubela 7, Mebane 5 e mezzo, Matteo 6, Gamede 6, Modari 5, Coale 6, Motalo 6 e mezzo, Magaia 7, naturalmente ha fatto un partitone, Shongwa senza voto, Seoposengwe 6, Dlamini 5 e mezzo,
Olweni senza voto, Catalana 7, qui viene dato solo 6 mesi a Desiree Ellis. Sinceramente, 7 ci stava naturalmente per la CT sudafricana, che un po' salva l'orgoglio femminile, perché l'orgoglio femminile non è che sia andato tanto bene le CT donne in questo mondiale. Sinceramente, non sono andate tanto bene, come sapete. Anche Pia Sundage, un'altra veterana, come sapete, è andata veramente a casa. E sicuramente non so se ha già dato le dimissioni, ma comunque aveva detto che lasciava comunque Seleção a fine del mondiale. Andiamo a vedere comunque i voti dell'Italia durante 5 mesi: un po' Savadi, Guglielmo 5, Bartoli 5 e mezzo, Linari 6, Orsi 4, naturalmente, Gruna senza voto. Boatin 5 e mezzo, Giuliano 5 e mezzo, Caruso 6 e mezzo, Greggi 6, Bonazzea 5, Cirelli 6, qua viene data sufficiente, Greggi e Cirelli vengono dati sufficienti, Dragoni 5 e mezzo, Beccari 6, Cantore 5 e mezzo, nonostante che poteva fare anche l'assist per il gol, per l'occasione di Cirelli che se andava dentro era finita. Giacinti 5 e mezzo e naturalmente Bertolini 4. Ecco qui, non c'è voti alla terna arbitrale e fine lì. Ecco, quindi vi leggo un po' così: Idea Gualtieri si ripartirà senza Bertolini, ma che prenderà il suo posto dopo i no di Evani, Lombardo, Stamaccioni e, mamma mia, Di Biagio. Di Biagio no, per carità, ma veramente tutta. Anche Nicolato ha declinato l'offerta, naturalmente. Sì, si parlava anche di Nicolato, ma non conosce il mondo femminile. Resiste candidatura di Panico, a sto punto è meglio lei. L'unica vera conoscitrice del calcio femminile, l'ultimo nome tanto in rada, è quello di Carmine Gautieri, e sinceramente io la vedo una brutta scelta di Carmine Gautieri. È proprio un passo. Si torna indietro ai tempi di Cabrini, ragazzi. Si torna indietro ai tempi di Cabrini. Basta, tutto lì. Io a sto punto, se fossi la nazionale, punto sulla scommessa Nazarena Grilli. Ricordiamo che abbiamo la Nations League a settembre. La Nations League, ecco. Andiamo alla Gazzetta dello Sport, che non ci sono le azzurre in prima pagina, c'è solo un perso che riguarda Mondiale Donne. Dopo il tracollo non ci sono le pagelle, la nazionale che scotta, difficile eredità di Bertolini, dopo qualche rifiuto sale il nome di Gautieri, ma un problema anche trovare una vice donna da affiancargli. Vi leggo naturalmente quello che scrive la Gazzetta sui candidati, tanto la partita ormai è andata, è inutile girarci attorno, è inutile leggere la cronaca. Candidati sui nomi per il successivo momento c'è incertezza, appare fortissima candidatura di Carmine Gautieri, che non ha alcuna esperienza in calcio femminile e neppure un grande palmarès nel maschile. Sinceramente, non ha neanche esperienza internazionale. Hanno già più o meno ufficialmente declinato Nicolato, Evani e Stamaccioni. Lombardo sta per accasarsi all'Under 20. Quindi in bocca al lupo a Lombardo, e in ogni caso la federazione sembra voler pescare fuori dal bacino degli allenatori di casa. Ecco, faccio una parentesi: Lombardo sostituirà Bollini naturalmente all'Under 20, perché Bollini diventa il CT dell'Under 21, e ormai è ufficiale la notizia praticamente di Bollini all'Under 21. Sarà Lombardo quindi a guidare l'Under 19, l'Under 20 praticamente, che dovrà tentare la quarta qualificazione naturalmente tramite l'Europeo Under 19, che dovremo difendere al Mondiale Under 20 2025, almeno quello. Una cosa che possiamo dire, ne abbiamo fatti già tre, sarebbe bello fare anche la quarta e a sto punto puntare a loro.
Va bene, andiamo avanti dopo l'argento di quest'anno. Fuori da bacino. E allora, siamo arrivati qui. Il CT della Nuova Italia, tutta da costruire per quanto si è visto in questo mondiale, dovrebbe essere un nome fuori dal giro, con una vice donna a facilitare l'ingresso nel mondo del femminile. Il nodo è trovare la vice donna fuori concorso per la poltrona giusta. Figurarsi per quella di vice, Guarino e Bavagnoli. Sinceramente, Guarino e Bavagnoli li metterei CT, non vice CT. Vabbè, impegnate nel club e anche Carolina Morace Catasera. Carolina Morace, ricordiamo, va ai Loudoun City, quindi giocherà la Premier, la Women Super League, quindi la Serie A inglese. E Catasera, ormai, naturalmente, opinionista Rai, volti più note al popolo televisivo, va bene. Patrizia Panico, svincolata dalla Fiorentina, non sembra avere il profilo giusto per fare la vice. Sinceramente, ha il profilo giusto per fare la CT. Ma se trova il tecnico, tecnica, il secondo è problematico. Ancora di più è provare un allenatore giusto per non vanificare i progressi fatti in questo quadriennio, soprattutto sul piano della percezione che il pubblico ha del calcio femminile in Italia. Le tesserate aumentano, le bambine hanno imparato ad amare il pallone. Trovare il prossimo CT è una scelta da non sbagliare. La Francia insegna, i nomi secondo piano non servirebbero. Infatti, la Francia, ricordiamo, ha preso Renard, che era il CT dell'Arabia Saudita al mondiale, naturalmente in Qatar, ed è l'unica che ha battuto l'Argentina di Messi dopo diventata campione del mondo. E quindi dovremo, tipo la Gazzetta, dire fare come la Francia e non puntare su Gavutieri. Naturalmente, vi leggo qua, 53 anni, cominciato ad allenare a Potenza, ultima squadra è San Giuliano. Ditemi voi se questo qua potrebbe fare la Nations League. Impossibile, impossibile che possa fare la Nations League. Sto punto. Patrizio Panico, 48 anni, giocatrice, ha vinto 23 titoli, ultimo club allenato a Fiorentina. Però attenzione, Panico ha l'esperienza internazionale perché ha allenato la Under 15 maschile, e quindi naturalmente secondo me è più ideale. Se a questo punto, se non volete mettere Nazarena Grilli, mettete a Panico naturalmente, ma non Gautieri, per carità, non Gautieri, se no. Andate anche su Piovani, ma figurati se Piovani lascia il Sassuolo, ha un posto sicuro là. È difficile fare la CD, è difficile prendersi la responsabilità di essere CT della nazionale. Bene, per ultima cosa, vi lascio alla lettera che hanno fatto le azzurre praticamente prima della partenza, praticamente di questa mattina, perché serata a Auckland. In questo momento saranno anche, come ho detto, sono anche in volo, non c'è scritto niente comunicato alla FIG, cioè quando sono partite. Comunque va bene, ve la leggo. Noi ragazze ci abbiamo sempre messo perché non sono piaciute alcune critiche. Allora, noi ragazze ci abbiamo sempre messo la faccia senza mai tirarci indietro, mai, prendendoci le nostre responsabilità sempre. Questa volta però ci teniamo ad esprimere anche il nostro punto di vista. Il rammarico è ancora molto forte perché la voglia di riscatto in questo nostro mondiale era tanta. Sapevamo di arrivare da un europeo deludente e abbiamo imparato dai nostri errori. Ieri sera sono state fatte tante dichiarazioni, ma l'unica che condividiamo e sentiamo nostra riguarda l'intesa che si è creata tra noi. Non abbiamo mai avuto paura, ma solo sentito poca fiducia. Tutto questo non è bastato perché in campo evidentemente è mancato qualcosa d'altro. In nazionale c'è un blocco di 16 ragazze di Roma e Juventus che hanno fatto qualcosa di importante in Champions League. Pensiamo sia dunque lecito domandarci come mai una nazionale formata da quel blocco di giocatrici
impreziosita da calciatrici di anticlub importanti e da giovani di talento, faccia così tanto fatica prima a un europeo e poi a un mondiale. Siamo convinte che avremmo potuto ottenere risultati diversi se solo fossimo state messe nelle condizioni di poterlo fare. Noi lavoreremo ancora più duro per migliorarci a livello internazionale, ma dato che dagli errori si può sempre imparare, ricordiamo la frase tipo di Alex Morgan, ripetuta a Cristiano Girelli, si impara più dalle sconfitte che non dalle vittorie, ci auguriamo un futuro più presente all'altezza della crescita del nostro calcio, per riuscire ad esprimerci al 100% e rappresentare il nostro paese al meglio delle nostre possibilità. Le calciatrici della nazionale, firmato questo. Insomma, praticamente le azzurre danno colpa allo scarso spazio nei media, ma soprattutto il discorso anche scarso aiuto dalle istituzioni. Infatti il mondo della politica, al contrario degli azzurri, naturalmente che ogni volta quando partivo per gli europei, ogni volta che partivo per il mondiale, erano sempre in prima linea. Io sinceramente mi aspettavo anche l'incontro con Mattarella, naturalmente, al Quirinale, prima della partenza, cosa che non c'è stata. E poi naturalmente lo scarso spazio nei media, io guardo i TG sportivi, c'è solo squadre di Serie A, parlo solo del calciomercato, di Messi, e Messi neanche che fosse italiano in America, capisco quando era Del Piero là a Sydney, giocava a Sydney, ma che è italiano, ma Messi è argentino, che cavolo parlate, cioè è quello il discorso. Vorrebbero essere rappresentate di più, spazio soprattutto nei media, spazio naturalmente anche da parte della politica, perché io dico la verità, sinceramente mi aspetta, visto che ormai gli azzurri sono stati ormai inglobati dalla destra del paese, mi aspettavo che la sinistra del paese sosteneva le azzurre, invece non ho visto nessun comunicato neanche dalla segretaria PD Aliceni, che giocava a calcio nella nazionale parlamentari, nemmeno da Conte, nemmeno da nessun altro, nemmeno Laura Boldrini, che stranamente 4 anni fa invece aveva sostenuto la battaglia delle azzurre anche per il professionismo, aveva fatto anche il video che dopo la vittoria contro le Maltidas, ma anche dopo la vittoria con la Cina, mentre guardava la partita, al fine partita, mentre guardava la partita, e a fine partita ha esultato, cerchiamo di fare diventare professionista e tutto così. Non bisogna fermarsi solo al professionismo, non è arrivato questo. Adesso che sono professionista, non bisogna abbandonare, perché si torna allo stesso metodo di prima con l'era Cabrini, e infatti con la scelta di Gautieri la vedo veramente nera per la nostra nazionale, ma nera veramente, si torna agli inizi 2000. Questo è il punto, perché questo non è esperienza internazionale, non ce l'ha. Cosa fa un allenatore dei dilettanti, almeno è stato in Serie C, non lo so, io non capisco veramente questo. Ecco, va bene, quello che si è detto, naturalmente. Vi rimando al video di stasera dove parleremo di un'altra clamorosa eliminazione. Ricordiamo, domani invece, giorno di pausa, ci sarà solo il video delle presentazioni, quindi vi rimando a stasera, naturalmente. Naturalmente vi dico chi è ora è Forza Azzurre, sosteniamole sempre, sempre, sempre. Ecco, ciao a tutti.